In quest'ultimo video di questa serie sulla seconda parte delle basi di JavaScript parliamo delle date. Le date sono un oggetto standard inserito all'interno di JavaScript e che quindi si può utilizzare per gestire date, ore e quant'altro. Allora, l'oggetto data, chiamato in questo modo, diciamo attraverso il suo, istanziandolo in questo modo, restituisce il tempo attuale, la data e il tempo attuale. Quindi l'oggetto data memorizza un istante di tempo con una precisione del millisecondo contato dall'epoca Unix, quindi dal 1º gennaio 1970 UTC. La maggior parte dei metodi dell'oggetto date lavora in local time, quindi bisogna poi fare attenzione quando si usa questi oggetti ai fusi orari. Nel caso in cui questo programma debba o essere eseguito in diverse parti del mondo o utilizzare date provenienti da persone che hanno diversi fusi orari. Come si possono creare nuove date o come si può appunto parsificare una stringa di data per poi utilizzarla nel programma. Allora, quando si inizializza new date, quello che fa JavaScript è crea un oggetto di tipo data, quindi composto da questa, diciamo, anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi e millisecondi, visto che la precisione è millisecondi, chiamando new date, crea un oggetto di data che rappresenta ora, questo let now uguale new date. Quindi rappresenta, per esempio, marzo 15 2020 alle 3 del pomeriggio 00000. Se creiamo una nuova data con un parametro numerico, questo numero deve rappresentare i millisecondi da 1º gennaio 1970 a mezzanotte GMT. E quindi ci rappresenta quella data. Possiamo anche passare una stringa del tipo marzo 16 2020, quindi mar 16,2020, mese, giorno, anno, oppure 3 16 2020 nel formalismo americano in cui il mese viene prima del giorno e ci restituisce una data di nuovo formattata correttamente. In questo caso passando una stringa. Oppure abbiamo un costruttore, abbiamo un modo di creare date passando vari parametri. In questo caso si passa l'anno, il mese, iniziando a contare da zero, attenzione, quindi gennaio è zero, non è uno, e il giorno e le ore. Ed eventualmente minuti e quant'altro. Questo modo di creare date con dei parametri ha bisogno di almeno tre parametri, i primi tre: anno, mese, contando da zero, e giorno. Il tempo, l'ora può essere omessa. E di default, quando è omessa, punta a 00, 00, quindi l'inizio della giornata del giorno, quindi in questo caso l'inizio del 1º dicembre 2020, se questo 18 non ci fosse, in tempo locale, quindi nel nostro caso GMT più 1. Quando si definiscono nuove date, ci possono essere ovviamente problemi tra l'UTC, quindi il tempo a Greenwich, e l'Universal Time, il GMT praticamente, e le date nel tempo locale. Quindi la formattazione è dipendente dall'impostazione locale del computer e quando si ovviamente imposta una nuova data bisogna sempre utilizzare il new. Come possiamo trasformare una data in un'altra? Ci sono una serie di metodi per poterlo farlo, per poterlo fare. Il primo si chiama date.parse, che è un metodo statico che ritorna un timestamp in millisecondi, che prende esattamente come new date una serie di, per esempio, mese, giorno, l'anno, o mese, trattino, giorno, anno, trattino, mese, trattino, giorno, e l'orario, eccetera, e non ritorna però un oggetto di tipo data, ma ritorna il timestamp in millisecondi, sempre a partire da epoch. E
E ovviamente ci sono varie modalità per ottenere, tra cui anche questo 2020 marzo. Questo date.parse è tipicamente sconsigliato il suo utilizzo perché perché ci sono varie implementazioni che funzionano in maniera molto molto diversa tra di loro e quindi il risultato non è sempre quello atteso. Quindi tra i due è sempre preferibile utilizzare date invece che date.parse. Se si vuole modificare una data già esistente, si possono utilizzare i metodi getDate, getDay, getTime, getYear e quant'altro, oppure setDate, setMonth, setYear e quant'altro. Esiste anche un toDateString che, dato appunto un oggetto di tipo date, restituisce un qualcosa di più leggibile in una stringa, per esempio martedì 16 marzo 2020. 16 marzo 2020. Ed è anche possibile avere un metodo, c'è anche un metodo getTime che prende appunto il timestamp in millisecondi, sempre dal 1 gennaio 1970, cioè l'epoca. Come possiamo confrontare delle date? La maniera più semplice è confrontare i timestamp in millisecondi. Quindi abbiamo una certa data, abbiamo due date, date 2 e date 1, facciamo una sottrazione per avere la differenza in millisecondi. E possiamo anche confrontare attraverso questo getTime se queste differenze sono uguali. Attenzione però che una data ottenuta con getTime del tipo 16 marzo 2020 12:45:23 e una data impostata 16 marzo 2020, quindi senza il tempo, non sono uguali, perché questo confronto tiene in considerazione anche del tempo. Quindi se noi vogliamo solo confrontare se i giorni o solo i mesi sono uguali, possiamo per esempio impostare le ore, questo set hours, 000, minuti, ore, minuti, secondi, millisecondi, in modo da resettare il tempo e fare un confronto accurato, se ci interessa solo sapere se una data è precedente a un'altra data in termini di giorni, mesi, anni. E la differenza, come capita qui sopra, conviene invece sempre farla convertendo in timestamp e poi gestire quello che ci interessa gestire. Ci interessa sapere il numero di giorni, ci interessa sapere la differenza di ore, di minuti, eccetera. E qui c'è un secondo esempio. E ovviamente date come oggetto è fornito di base, ma ha alcuni problemi, tra cui questo problema dei fusi orari, che è legato ai locali e anche all'ora locale e anche alcuni metodi che non funzionano, che non sono presenti, non sono appunto presenti nella libreria, e altri come parse che sono implementati in maniera, possono essere implementati in maniera molto diversa, e quindi, ma questa non è una cosa che ci serve adesso, quello che a volte si fa, quello che spesso si fa quando si tratta di gestire date, e si usano librerie dedicate, apposite, per gestire data e ora in maniera un pochino più robusta, in maniera un po' più professionale, in maniera un pochino più estendibile e riutilizzabile anche in altre parti del mondo, senza dover passare già solo, senza dover gestire già solo il fuso orario tra un giorno a marzo e un giorno a febbraio e un giorno a luglio, quando c'è l'ora solare, l'ora legale, tutte queste cose qua. Quindi una serie di librerie come questo date.fns o questo moment.javascript sono librerie aggiuntive che possiamo utilizzare in JavaScript per migliorare e superare alcune limitazioni di date. Però date volevo raccontarvelo perché è un tipo di oggetto presente in JavaScript, abbastanza di base, che fa alcune cose, fa una minima gestione, diciamo, minimale ma sufficiente per le cose principali di gestione di data e di tempo, può essere utile, può essere sufficiente, e per cose un pochino più avanzate, per certi requisiti o per facilitarsi anche certe modalità, per esempio voglio formattare la data in maniera diversa, non solo averla nella formattazione statunitense, quindi con il mese prima del giorno, ma voglio anche averla da un'altra parte, allora esistono una serie di librerie un pochino più avanzate, tipo questo date.fns e questo moment JavaScript. Volevo anche mostrarvi date, perché la settimana prossima faremo un laboratorio che includerà al suo interno l'utilizzo
di ovviamente date e che ai fini del laboratorio va benissimo utilizzare l'oggetto date di JavaScript, e quindi volevo farvi un accenno sia all'oggetto date sia a eventuali librerie che possono complementare, migliorare in un certo senso quell'oggetto. Questo chiude la seconda parte di JavaScript come linguaggio di programmazione. La settimana prossima dovremo avere ancora una terza parte, ultima anche, relativa a JavaScript, che affronterà in maniera un po' più approfondita, partirà dal callback che abbiamo visto oggi e affronterà tutta la modalità, tutta la programmazione asincrona, che come vi dicevo è abbastanza tipica in JavaScript.